Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 70. Non era lui. Est, scappiamo! Iniziamo a correre, ma sembrava che il corridoio che portava verso l'uscita si allungasse sempre di più. È una trappola, lo sapeva che venivamo qui. Pensa a scappare, Teo, scappa! Buio. Ci svegliamo uno sopra l'altro dentro l'edificio del poliziotto. Ma che vi prende? Vi siete messi ad urlare scappa, scappa e correvate contro il muro. State bene. Lei deve capire che io soffro di sonnambulismo da occhi aperti. Dormo con gli occhi aperti e faccio sempre incubi. Cazzata sparata al momento. Va bene, quindi per cosa siete venuti? Volevamo sapere di più dell'omicidio avvenuto in casa nostra. Gli diedi l'indirizzo e tutto e rimase perplesso. Brutto ricordo quell'omicidio. Un mio caro amico è morto cercando di salvare quella famiglia da quell'oscura presenza. È una presenza che cattura le anime innocenti e si ciba di loro. Purtroppo le ricerche si sono chiuse. Ma se volete aiuto, contate su di me. Gli volevo un bene dell'anima al mio amico. Grazie, agente. Cosa possiamo fare? Stanotte metta delle telecamere per tutta la casa, in ogni stanza. Domani mattina verrò e le guarderemo insieme. Va bene, allora domani mattina uscimmo con un filo di positività. Andammo a scuola a prendere Sara e poi andammo a preparare il pranzo. Quando entrammo,